Vi siete mai chiesti come fosse la vita delle vostre professoresse morte di cazzo? Quelle classiche stereotipate, isteriche, naziste che rendevano le vostre lezioni un incubo e che palesemente avevano bisogno di una dose extra di su e giù? La pianista è la sconvolgente risposta a queste domande. Il 2001 il Festival di Cannes ha ospitato davvero troppi capolavori. Mulholland Drive di David Lynch, L'uomo che non c'era dei Coen, Millennium Mambo di Hou Hsi-hsien, La stanza del figlio di Nanni Moretti e La pianista di Michael Haneke. David Lynch e l'austriaco però hanno dato vita a due dei film più meravigliosi di questo secolo, distruggendo le nostre fragili menti in due modi completamente diversi. Quasi una bestemmia pensare che quell'anno a Cannes vinse Nanni Moretti. Non fraintendetemi, io lo adoro e adoro La stanza del figlio, ma di fronte alla magniloquenza visiva di Mulholland Drive e alla profondità filosofica della pianista, Nanni può accompagnare solo. La pianista, tratto dall'omonimo romanzo di Elfriede Jelinek, per me è la summa massima del cinema di Haneke, superiore a Funny Games e molto più sconvolgente della trilogia della glaciazione. Quando lo vidi, poche settimane dopo Funny Games, rimasi pietrificato davanti allo schermo in preda allo sconforto e al disagio, similmente a come mi era successo con Eraserhead del già nominato David Lynch. Come quest'ultimo non mi aveva colpito troppo per i suoi contenuti violenti ed estremi, ma per le sensazioni che mi aveva lasciato durante e dopo la visione. Eraserhead ti prende nel subconscio, nelle tue paure più intangibili, mentre Haneke con la sua freddezza glaciale ti mostra la realtà della mente disturbata, la realtà dell'angoscia, del drammatico. È la sua opera più potente, quella che più scaverà nel vostro intimo, quella che più riesce a toccare i tasti giusti del pianoforte della vostra anima. La storia è quella di Erika, un'insegnante di piano di mezza età che si innamorerà di un suo allievo molto più giovane di lei. Il problema è che vive con una madre gelosa, possessiva, una pazza totale che non lascia libera la figlia di fare niente. Dormono insieme, nella stessa stanza, se la figlia esce per 3 ore arrivano alle mani. La repressione estrema di un genitore così l'ha portata a sviluppare delle parafilie strane, delle perversioni sessuali strane. Spia ad esempio le persone in auto mentre fanno sesso e le piace pisciare durante questa cosa. Le piace anche il masochismo, ovviamente, quello davvero estremo. Una delle parti più sconvolgenti del film sta proprio in questo. Arriva addirittura a masturbarsi con un coccio di vetro e quel rigoglio di sangue che scende nella vasca farà sicuramente stringere le gambe a voi donzelle che ci seguite. Poi si rinchiude nelle cabine dei sexy shop e mentre guarda dei porno annusa i fazzoletti sborrati degli altri, non so se mi spiego. Ma nonostante questi tocchi disturbanti, non è questo che vi turberà. Sarà la tecnica registica di Haneke, freddissima, realistica. Riesce sempre a scavare nel torbido profondo dell'animo umano con un'eleganza assurda. Pochi nel cinema sono riusciti a farlo. Pasolini, Kubrick, Zulawski, Von Trier, tra quelli che abbiamo già visto a Cinema degli Eccessi. Perché sì, Haneke va collocato in questa rosa dei veri maestri della settima arte. Uno dei registi viventi più incredibili in assoluto. La pianista però con la sua realtà riesce ad andare oltre per quanto riguarda lo shock ad autori come Kubrick, Zulawski e a molte cose di Lars von Trier, creando un Salò che non ragiona sul politico, ma sulla personalità e sull'intimo di ognuno di noi. Lo fa attraverso la musica e attraverso la filosofia. Come in ogni opera di Haneke, la filosofia è centrale. Qua è moderna, si cita Adorno nel film, che è importantissimo per capire cosa stiamo vedendo. Adorno era sia un filosofo che un pianista, un musicista, che ha dedicato molti suoi scritti al mondo della musica. Marxista nell'animo e contro il capitalismo. È citato anche nei libri di psicologia. Secondo lui l'arte vive di un dualismo per cui deve essere analizzata sia a un livello sociopolitico sia a livello autonomo, individuale. Anche se è l'autonomo che deve prevalere ed è proprio in quel momento che l'arte diventa politica, seguendo la pura ispirazione dell'artista. Una cosa praticamente impossibile, secondo me. Ed è proprio qui che il film si inserisce. I disagi di Erika sono un riflesso della società decadente, una società che si reprime con risultati disastrosi. La filosofia artistica di Adorno è in realtà basilare per capire tutto il cinema di Haneke, se vogliamo. La sua lontananza perenne dal circuito mainstream nutre lo stesso odio che Adorno nutriva per l'influenza borghese sulla musica leggera, che per lui era assolutamente merda. Schubert è protagonista assoluto della colonna sonora, con i testi della sua opera che rispecchiano drammaturgicamente ciò che stiamo guardando. Affiancato da Bach, Beethoven, Chopin, Rachmaninoff, crea un sottofondo musicale davvero intenso, basilare per chiunque voglia farsi una cultura di musica classica, sono i primi autori che si conoscono, e riesce a creare strani accostamenti quando ad esempio lei è nel porno shop e in sottofondo sentiamo tutta questa eleganza musicale. Già Kubrick in Arancia Meccanica ci aveva proposto questo connubio di violenza e musica classica, ma Stanley, come Pasolini, ragionava in termini top down, dal globale all'individuale. Haneke invece la critica sociale la fa bottom up, partendo dalla persona ed espandendosi. Haneke
Stallone che in genere usa pochissimo la musica, lo sappiamo, perché per lui è un modo per nascondere i difetti del film. Qui ne usa più del solito perché, un po' perché sono gli stessi brani del romanzo, e un po' perché sono essenziali a raccontare l'intimità della protagonista. La perfezione che ostenta Erica nel suo atteggiamento, nel suo lavoro, serve per nascondere qualcosa di oscuro e socialmente etichettato come malato. Una perfezione fredda, così come lo stile cinematografico. Un tumulto interiore, così come gli eventi vengono narrati. Ansia, tristezza, lacrime, disagio, questo è il re dei disturbing drama. Anneke nella sua eleganza, nel suo usare i colori, nel dosare i movimenti di macchina con incredibile sapienza, riesce al tempo stesso a darci una visuale distaccata di ciò che stiamo vedendo. Non so se vi ricordate Elephant di Van Sant, colpiva per questo, per l'aria curata ma quasi documentaristica. Solo che Gus raccontava un atto violento di un'oretta cinematografica. Qua si entra a capofitto nel dramma e nella mente disturbata di una protagonista per più di 2 ore. A fine visione sarete intontiti, vi sentirete sporchi, anche perché probabilmente in genere nel cinema, anche in quello underground, sono soprattutto gli uomini a raccontare le proprie parafilie attraverso i personaggi. Qua invece è una donna di mezza età, quella che potrebbe essere vostra zia. È un personaggio del genere a dare sfogo, a tirar fuori quello che teniamo nascosto dentro di noi. Poi cazzo ragazzi, Isabel Huppert è una delle attrici più brave in vita e non. In questa interpretazione fa accapponare la pelle. Erika è una di noi che affida all'estremo la fuga dall'ordinario, con la sola differenza che a noi basta guardare un film e invece lei deve metterla in pratica. Nonostante i movimenti di macchina e il montaggio siano abbastanza essenziali, in modo da farci concentrare sugli eventi con fulva lucidità e con grandissimi piano sequenza, il film non vi annoierà mai. Anneke riesce perfettamente a mantenere viva la attenzione dello spettatore spargendo i vari piccoli eventi estremi nelle 2 ore di pellicola, dandoci un piccolo assaggio ogni tot minuti. E in alcuni punti devo dire che è anche in grado di eccitare, sicuramente. Però forse è una cosa personale, perché per me la Huppert ha sempre avuto questo strano fascino. Quando poi il suo iniziale masochismo si evolve in sadomasochismo a causa della gelosia, o con la sua volontà di controllare la normale sessualità del suo partner, con la gelosia sfrenata che la porterà a ferire le mani di un'allieva. Ed ecco qui come Erika, come ogni vittima del sistema, diventa carnefice. La donna impartirà delle regole al giovane Walter, regole che una persona cosiddetta normale farebbe molta fatica a seguire. Noi percepiamo la distanza tra i due amanti, ma non riusciamo a capire perché lei vada dietro ad una persona così, ad uno così diverso da lei. Ma poi lo capiamo, la sua costrizione, la sua perseveranza nel non concludere l'atto sessuale, la penetrazione, porta l'uomo a realizzare il sogno più proibito della nostra protagonista. Lo stupro. Porca troia ragazzi, vi rendete conto? Chi non capisce un cazzo potrebbe vedere tutto ciò come una grande opera misogina, in cui la donna vuole e deve essere sottomessa. Ma non è così, è tutto il contrario. Sono il pregiudizio e la repressione che portano agli stupri, agli abusi sessuali. La chiesa e i preti pedofili ne sono una testimonianza. E qui nella sua perversione è importantissimo il rapporto con la madre, motivo principale del suo disagio. Attenzione però, perché è un rapporto di cui lei non può più fare a meno. Diventa sessuale ai suoi occhi il fatto che la madre la manipoli e la controlli. Il suo desiderio sessuale più nascosto, quello che racconta nella lettera, infatti è proprio quello di essere legata al letto mentre sua madre è chiusa da un'altra parte fuori dalla stanza. Cioè, boh, come si fa a non essere distrutti e al tempo stesso affascinati da un concetto del genere? L'arte che si trasforma in passione è un altro argomento principe del film. Tutto nasce dalla musica. Tutti i personaggi coinvolti in questa storia sono travolti dalla sessualità, dalla passione, della musica di Erika. E anche la bravura fuori dal comune di Walter ad averla conquistata, così come la bravura della povera malcapitata, vittima delle gelosie della protagonista, che la farà incazzare come una iena. Veniamo alla scheda del film, pagliacci. Budella 2 su 5. I piccoli eventi masochisti sono pochi e sparsi bene nel film. Violenza psicologica 5 su 5. Haneke riesce a farti entrare nel degrado della situazione. Marciume 5 su 5. Masturbarsi col vetro, annusare fazzoletti sborrati, che volete di più? Divertimento e trash 0 su 5. Siamo ben lontano da tutto ciò. Per quanto riguarda la classifica generale di cinema degli eccessi, La pianista di Mikhail Haneke si piazza all'ottavo posto tra A Serbian Film e Pink Flamingos, facendo slittare Cannibal Holocaust fuori dalla top 10. Concludendo, La pianista è uno di quei film che ti si insinua da dentro. Molto soggettivo, molti di voi saranno sicuramente contrariati e stupiti dal fatto che sia stato messo da me nei Big Five, che l'abbia messo così in alto in classifica. Ma ai tempi, si parla di anni fa, quando lo vidi fui totalmente sconvolto, turbatissimo da quest'opera immensa. Perché Haneke comunque riesce a distruggermi sempre in un modo o nell'altro. È proprio uno di quei registi che più riesce a colpirmi nell'intimo. Tra l'altro mi ricordo di una notte di molti anni fa. Beccai questo film in TV con un'amica e ho detto: ciao, guardiamolo, è carino. Ciao Giulia. E lei, che quella sera non era troppo in salute, stette male e vomitò. È un film che guardi se hai voglia di stare male. Io quando l'ho visto mi è rimasto addosso il senso di malessere per non so quanti giorni. Ancora non ti perdono per avermelo fatto vedere.
È malato, è perverso, fa schifo. E fa ancora più schifo perché è tutta roba perversa in modo assurdo, però reale, che potrebbe succedere tranquillamente. Quindi, Suvia, non credo di essere stato l'unico ad esserne colpito così ferocemente. Lo so, forse Funny Games è più crudele. La trilogia della glaciazione, che prima o poi vedremo, è una manata incredibile, ok? E soprattutto Benny's Video. E un sacco anche il settimo continente per motivi diversi. Ma secondo me qui nella pianista si va oltre. Haneke è maturato da questi lavori, affinando la sua tecnica registica e riuscendo a cogliere molto di più ciò che passa per la testa dei suoi personaggi, dei suoi protagonisti malatissimi. Ha evoluto la sua fredda mano, forse grazie anche ai budget più elevati, non lo metto in dubbio. La pianista dunque risulta essere non solo uno dei film che più mi ha turbato, ma un capolavoro totale di questo secolo e non. Uno dei film più belli, intimi e tecnicamente perfetti di questi ultimi anni. Un'opera immensa, è il mio film preferito del regista, ma in realtà anche uno dei miei preferiti in generale, anche se i miei film preferiti sono 700 probabilmente. Uno di quei film che ti fa capire quanto Haneke sia uno dei registi più capaci e profondi che la settima arte abbia mai avuto. E ora invece chiedo a voi qual è il film di Haneke che più vi ha sconvolto. Bene pagliacci, anche questo video finisce qui. La pianista è uno di quei film che ho visto da un sacco di anni, lo amo da una vita, però ho sempre avuto timore a parlarvene per la sua complessità. Però comunque spero di esserci riuscito e spero che la recensione vi sia piaciuta. Ricapitolando i Big Five, abbiamo visto PVC One che puntava sulla tensione, Tumbling Doll of Flesh che puntava sul sesso gore, La pianista che punta sul drammatico. Ce ne mancano due, il tedesco e l'americano, che saranno dei veri e propri mix totali di sensazioni negative. Sapete che per i prossimi due episodi avevo intenzione di intervistare i registi, spero di riuscirci. Quello della prossima puntata, ad esempio, mi ha detto di mandargli le domande in modo che possa decidere se fare o no l'intervista, ma non mi ha ancora risposto. Quindi vi chiedo un altro po' di pazienza per vedere come va. Intanto penso vi intratterrò in questa attesa con qualche cinema tossico e sicuramente con le top. Ad Halloween uscirà la top sul Maestro Lucio Fulci, preparatevi. Ci si becca. Bella regà, che il cinema sia con voi. Tumbling Doll of Flesh, ovvero quando il torture porn evolve il proprio concetto diventando porn torture. Un film insostenibile da vedere, violento e marcio fino al midollo. Un film proveniente direttamente dall'underground giapponese più malsano, quello degli anni 90, da cui sono nate altre opere malatissime.